Cari amici di Light Channel, buongiorno e ben ritrovati a questo nostro quotidiano appuntamento con la veglia mattinale. Il testo biblico che ci viene proposto questa mattina lo troviamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 15, il versetto 7, ma mi permetto di leggere fino al versetto 11, così da avere un quadro completo di quello che è il pensiero chiave di questo versetto. Leggo quanto segue. Se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire: il settimo anno, l'anno di remissione, è vicino, e ti spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, così che non gli darai nulla, poiché egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, e quando gli darai, non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Sono versetti molto belli che forse oggi sono un po', permettetemi il termine, fuori moda. Viviamo in un tempo in cui straripa l'egoismo. Se non fosse per quelle associazioni di volontariato che si adoperano per portare un pezzo di pane, un bicchiere d'acqua a quelli che sono i bisognosi di oggi, sicuramente noi assisteremmo ad una situazione sociale veramente deprimente. Eppure qui Mosè dà degli ordini ben precisi, non sono dei consigli. Qui il testo biblico dice chiaramente, alla fine del versetto 11: perciò io ti do questo comandamento e ti dico. Siamo di fronte ad un imperativo. È bene che tu faccia così. Se c'è in mezzo a te un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. C'è un invito quindi a riconoscere quelli che sono i bisogni del nostro prossimo. Qui il Signore, per mezzo di Mosè, vuole dare un insegnamento forte al popolo di Israele, cioè attenzione, attenzione a non cadere nell'egoismo. Quindi io vi consiglio di agire in questo modo affinché voi possiate avere sempre nel vostro cuore un sentimento di generosità, e così facendo voi vi libererete anche dall'amore per il denaro e per le proprietà. Quindi qui è evidente che un israelita commetteva un peccato se rifiutava di aiutare un fratello bisognoso, cioè di dare un prestito a un fratello bisognoso. E il contesto del capitolo 15, il contesto del versetto 7 inserito nel capitolo 15, è proprio l'anno di remissione. Molti si facevano due conti. Se ricevevano un appello da un fratello bisognoso e l'anno di remissione era a ridosso, ci pensavano su due volte prima di tendere la mano e di dare il prestito al fratello bisognoso. Questo atteggiamento non piaceva al Signore. Il Signore voleva che il suo popolo imparasse ad alimentare nel suo cuore la generosità ed imparasse a liberarsi dall'amore per il denaro e per le proprietà. Ecco perché
non tendere la mano al fratello che è nel bisogno era considerato un peccato. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero. Perché? Perché se così fosse, questo tuo fratello griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. Per cui Mosè dice agli israeliti: date generosamente, e quando voi darete, non ve ne dolga il vostro cuore, perché a motivo di questo il Signore, il vostro Dio, vi benedirà in ogni opera. Forse è per questo, cari amici, che il saggio Salomone ebbe modo di scrivere nel libro dei Proverbi, capitolo 11, versetto 24, c'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Parole sacrosante. Offrire liberamente mi fa diventare più ricco, ma ci rendiamo conto? Ed è questo che il Signore vuole dai suoi figli, è questo che il Signore vuole da me, è questo che il Signore vuole da te. Perciò impariamo questa grande lezione, impariamo ad aprire largamente, cioè generosamente, la mano, perché i bisognosi non mancheranno mai. Per cui se non è oggi, se non è domani, se non è dopodomani, comunque questa mano, cari amici, va tesa prima o poi. Allora impariamo fin da ora a far nostro questo meraviglioso insegnamento. Se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che il Signore tuo Dio ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Per cui l'appello che ci viene rivolto questa mattina, cari amici, è che il tuo cuore possa essere un cuore ripieno di generosità, un cuore che odia il denaro, odia la schiavitù del denaro, ma che ama dare liberamente a quanti sono nel bisogno. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore, perché da soli non ce la faremmo, perché il nostro istinto è un istinto egoista, è un istinto che ci porta a trattenere tutto per noi. Quindi quale potrebbe essere oggi la preghiera che vogliamo rivolgere al Signore, se non dire: Signore, dammi un cuore generoso. Ed è per questo che vogliamo pregare il nostro Dio. Padre Santo, Padre d'amore, Tu che liberamente Ti sei donato a noi, Tu che liberamente hai donato la Tua vita a noi, aiutaci a capire quanto sia importante e anche bello donare a nostra volta liberamente e generosamente al fratello che è nel bisogno. Dacci un cuore ripieno di generosità, perché solo Tu, Signore, puoi fare questo miracolo nella vita di ciascuno di noi. Che la Tua benedizione, o Signore, scenda su tutti coloro che in questo momento hanno ascoltato questa riflessione tratta dalla Tua santa parola. Amen. Buona giornata a tutti, cari amici.